26 marzo, oggi vi parliamo di Santa Lucia Filippini, Vergine, fondatrice del grande ordine, della grande famiglia delle Maestre Pie Filippini, una santa a me particolarmente cara, una santa di cui conservo anche la reliquia, la conservo gelosamente perché me l'ha regalata la mia zia, suora, che apparteneva proprio alla congregazione fondata da Santa Lucia Filippini e anche lei provvidenzialmente si chiamava Lucia. Suor Lucia Mattatelli, è un'occasione questa per ricordarla e per pregare anche per lei. Dunque, Santa Lucia nasce il 13 gennaio 1672 a Montefiascone, nel Lazio. E lì nasce da una famiglia nobile, ricca, il padre Filippo Filippini e la madre Maddalena Mazza Cappa. E quando lei nasce il 13 di gennaio, quando aveva quasi un anno, quindi il 22 dicembre dello stesso anno, muore la madre e il padre muore quando lei aveva appena 7 anni. Per cui la sua vita è segnata dal dolore fin dall'infanzia, ma lei trova rifugio nella preghiera, è molto portata alla preghiera, allo studio, è una persona impegnata nella lode di Dio, nella preghiera e anche nell'insegnamento del catechismo. Ecco, tutte le testimonianze al suo processo di canonizzazione sono concordi nel dire che lei non si mescolava mai con quel tipo di amicizie che avrebbero anche solo potuto sfiorare il suo candore, la sua innocenza, la sua pietà, il suo spirito di timore di Dio, la sua preghiera incessante. Era particolarmente portata alla catechesi e difatti poi nel suo ordine, come maestra pia, svilupperà questo carisma che sicuramente aveva le sue radici, le sue basi naturali, ma che era un carisma dello Spirito Santo. E infatti si impegnò fin da ragazzina a catechizzare i bimbi e le bimbe, i ragazzi e le ragazze della sua parrocchia. La svolta nella sua vita avvenne quando lei a 16 anni incontrò per la prima volta colui che era il vescovo di Monte Fiascone e Corneto. Era un cardinale, Monte Fiascone si trova in Lazio, molte diocesi sono vicinissime a Roma, in Lazio, e anticamente molte diocesi erano rette da vescovi che erano anche cardinali, tra cui questo cardinale di cui è in corso anche la causa di canonizzazione, il cardinale Marcantonio Barbarigo. E lui era stato vescovo di Corfù. Corfù allora apparteneva alla Serenissima Repubblica di Venezia e lì per la sua fedeltà al Papa era stato perseguitato proprio dal governo della Repubblica di Venezia. Per cui il Papa poi l'aveva accolto nello stato pontificio e l'aveva elevato a cardinale. Era un uomo di grande preghiera. E allora quest'uomo intuì le capacità di Santa Lucia. Intuì il suo genio nel carisma della catechesi, per cui chiese a lei di occuparsi dell'insegnamento scolastico. In un primo tempo delle ragazze solamente, così era il mondo allora, era rigidamente divisa la scuola tra classi femminili e classi maschili, ma poi anche dei ragazzi. E allora Santa Lucia trascorse un periodo di tempo tra le monache Clarisse per formarsi spiritualmente e per crescere nella teologia e anche nell'età, maturare proprio come donna e quindi fece la vestizione e in un primo tempo quasi come discepola di un'altra maestra pia, Rosa Venerini, Santa Rosa Venerini, ma poi ecco il destino
gli eventi della vita portarono le due sante a lavorare in modo distaccato e quindi Santa Lucia Filippini fondò la sua congregazione di maestre pie. Fu un'opera straordinaria, ecco, un'opera straordinaria perché ha contribuito enormemente all'elevazione morale, spirituale, ma anche e soprattutto umana della donna nel XVIII secolo e soprattutto nell'Italia centrale, ma un po' in tutti i luoghi in cui le maestre pie arrivavano. Lucia poi aveva una personalità dolce e forte allo stesso tempo. Era una catechista impareggiabile. Faceva conferenze, predicava, incontrava soprattutto le donne, come si usava allora. Ho detto che era molto diviso allora l'uditorio femminile da quello maschile, e contrassegnata la sua vita anche da eventi straordinari, come incidenti, per esempio una volta con la carrozza in cui si notava l'aiuto di Dio miracoloso per poter scampare. Ecco, dopo una vita non lunghissima, da 60 anni, ma comunque benedetta da Dio in ogni modo, questa donna straordinaria, che fu chiamata anche a Roma dai papi, che le fecero fondare una grande scuola in via delle Botteghe Oscure, una via celebre a Roma una volta perché lì era la segreteria del PC, del vecchio PC, ebbene morì il 25 marzo 1732, ad appena 60 anni, per un tumore al seno. E una frase che mi ha sempre colpita è di Santa Lucia: Signore, moltiplicate la mia vita, fa che non una ma mille Lucie ci possono essere nel mondo, perché la vostra parola, il vostro messaggio possa raggiungere il maggior numero di persone possibili. Santa Lucia Filippina, mia speciale patrona, prega per noi.